come tanti progetti che sono stati detti nel mio poco fa. Invece le cose non vanno bene e io non sono uno struzzo che mette la testa sotto la tasca. Certamente potevamo essere più veloci. Diceva il consigliere Polizio, siamo appresso del metale da più di 20 anni, 20 anni salvando probabilmente qualcosa del precedente. L'opposizione deve essere anche intellettualmente onesta, perché non può venire a fare l'opposizione sulle cose che gli pare, nascondendo le pecche del passato, dove ci sono delle responsabilità molto gravi. Si parla tanto della 219, si parla tanto del parco Condemni, si parla tanto della ex Snyder, loro chiedono i responsabili di questo, io chiedo i responsabili di quest'altra cosa. Quindi ognuno si piazza la responsabilità della situazione in cui sta questa città. Il sindaco sta qua da 8 mesi e ha iniziato l'8 giugno. Io sono stato nominato sindaco, la prima cosa che ho fatto sono andato insieme alla commissaria Donato in prefettura a firmare la stazione unica appaltante, che significa che tutti le gare che saranno fatte a Catoro, più di 250.000 euro saranno svolti in prefettura. E qualche consigliere questo non lo sapeva, c'è stata un'interrogazione del genere, quindi ecco la rapidità dei consiglieri che vogliono vedere solo determinate cose. Cosa è stato a fare il sindaco Razzi? Il sindaco Razzi è stato qua per la legalità, per la trasparenza e per la moralità. Quindi io non accetto critiche su queste cose. Certamente c'è un problema di maggioranza, c'è un problema all'interno della maggioranza, chi è che lo nega? Se non ci fosse stato il bastone della ruota, adesso avremmo approvato il PUC. Tutti quanti si riempiono la bocca del più Europa, conoscete più Europa, sapete perché più Europa non abbiamo ancora firmato? Consigliere Pugliese, lei faceva una prima maggioranza, quindi deve sapere queste cose. Il più Europa sarà firmato la settimana prossima. Il più Europa è stato rallentato perché? Perché con questa aggiunta è stato rallentato, perché la regione non ci dà la sicurezza sui soldi. Prima dovevamo avere 35.000 euro, poi c'è soldi 35%. Quanti 35.000? Scusate, sono povero, non sono abituato alle cose che quando abbiamo saputo che i soldi invece venivano erogati, anche 20 milioni di euro, non ci siamo dati da fare. Lo sa il consigliere Pugliese che non c'erano i progetti definitivi? Lo sa che mancavano tantissime cose? Il progetto non collimava con la cifra? Quindi è stato fatto anche questo ufficio del più Europa, scegliendo delle professionalità nella short list. E lei confonde probabilmente i cognomi di qualcuno con il nome, Idana, eccetera. Ma non voglio scendere su questa cosa. Quindi, come vedete, probabilmente stiamo in questa situazione perché non voglio fare la vecchia politica. Ma ogni volta che parliamo dei dirigenti. Il consigliere Pugliese dice che è uno spettro di denaro. Consigliere Pugliese, ha fatto dei calcoli quando costavano nel 2009, nel 2010, nel 2011? Non si discutevano di più. La cifra è questa, sta nel bilancio e quindi non c'è nessun danno erariale, non si preoccupi. Quindi probabilmente si vuole soltanto venire a fare delle strumentalizzazioni. Quindi diciamo la verità ai cittadini, diciamo come sta. La spazzatura, stavamo vedi i fumi di spazzatura. Appena iniziato andava la tappa d'acqua, un giorno sì, un giorno no, per poter scaricare. Per fortuna è venuto anche l'assessore che mi ha dato un aiuto, il quale ha continuato su questa strada. Adesso i fumi sono dovuti all'inciviltà dei cittadini. I fumi si vedono in mezzo. Quindi nessuno più di me ci viene a questa cosa, altrimenti potrei essere anche linciato. Quindi non è che siamo qua a parlare, che cosa stiamo facendo? Difficili pazienti.
Sì, sono stati sciolti i contratti sia da Barese e di via tra poco avremo a disposizione il distretto dove possiamo mettere anche altre strutture che paghiamo il fitto passivo. Che cosa stiamo facendo? Sul patrimonio c'è l'assessore che sono io, ma che sta lavorando alla Remese, sta trovando delle cose da veramente da tribunale. C'è una discarica, una... Certamente ci sta un depuratore che bisogna aggiustare da circa 3-4 anni, adesso viene fuori il depuratore e costa più di 100.000 euro. Non è stato mai pulito, non è stato mai depurato. Cosa stiamo facendo? Che stiamo facendo? Stiamo andando avanti un concorso dei 10 vigili urbani. Quello che sentite di che città non ascoltate nessuno. È un concorso pulito, serio, fatto con trasparenza. Potete chiederlo ai ragazzi che hanno partecipato al concorso. Quindi sono anni che non si facevano concorsi in questa città, avviato dalla vecchia amministrazione, che però guarda caso con loro quel piccolo circondo adesso non è riuscito a fare quel concorso. Noi, nonostante le nostre tentative, le nostre difficoltà, l'abbiamo fatto. Non solo, da poco uscirà sulla gazzetta ufficiale due concorsi per dirigenti. Alla settimana prossima aggiusteremo la questione dei dirigenti. Quindi andiamo verso il risparmio e verso tutto quello che volete. Il consigliere del Pedro parlava dello stadio. Lo stadio di lavori vanno avanti. C'è stata una piccola interruzione perché si è fatto un taglio sui ferri che compongono la tribuna. Quindi abbiamo dovuto aspettare se sono veramente idonei. Questo è stato un attimo. Penso di noi ci venire a tutti i punti che avete detto. Però una cosa che ci tengo veramente sulla Commissione Trasparenza. Io faccio i miei complimenti al Presidente della Commissione Trasparenza per il suo lavoro, perché lo conosco, sono bambino, siamo cresciuti insieme, quindi conosco benissimo chi è. Ma sono degli altri che non mi fido, sono degli altri che incitano a ogni atto andare alla Corte dei Conti, alla Procura. Ma scusate un attimo, voi fate una Commissione Trasparenza sui dirigenti, fate 10 consigli comunali, questo è l'undicesimo, ne parliamo ancora. E tanto fatto, un'interrogazione alla funzione pubblica, dall'avvocato Fortunato Polizio. È stato fatto un'interrogazione parlamentare dall'onorevole Cartiero, legato dalla PDF. È stato mandato dalla Corte dei Conti, non da uno, da due, da tre, ma 4-5 persone, pure lui diverso, mandato dalla Corte dei Conti, facciamo una commissione sulla tassa della trasparenza per dire che mandiamo tutta la Corte dei Conti. Scusate, ma questa è la commissione trasparenza. Io non ho mai chiesto di chiudere la commissione trasparenza. Ho detto il regolamento non c'è sulle commissioni, non sappiamo quali sono le funzioni di questa commissione. Allora, non c'è nessuna commissione, ma certamente non si può fare della commissione trasparenza una commissione d'inchiesta. Assolutamente. Perché ogni volta. Addirittura siamo anche scontati del tanto che c'è fatta sopra.
Allora, io ritengo che sia confuso il dibattito.